Io ero arrivato lasciando mia moglie e le mie bambine a casa, dirle amore vado su per crearmi qualcosa di positivo. Ero partito con un'aspettativa di trasferire qua tutta la famiglia. Solo che adesso facendosi due calcoli non è fattibile ogni giorno fare il doppio turno. E il massimo che sono riuscito a prendere è stato 2.100 euro. La cosa più normale che ti fanno è quello che ti danno a parolacce. E quella è una cosa che ti succede sempre tutti i giorni. Io sono arrivato circa 3 anni fa da Roma, avevo una lunga esperienza lavorativa sempre sui mezzi pubblici. All'inizio tra cercare casa e ambientarsi è stato un po' difficile, un po' dura come situazione. Poi l'ATM mi ha dato casa qui in mezzo alle case dell'Aller, però ho dovuto lasciare la famiglia giù perché casa che ti danno loro all'inizio è abbastanza piccola, una stanza, 21 metri quadrati circa. In più di 3 anni e mezzo adesso mi volevano dare casa loro, che era di 80 metri quadrati. Che 80 metri quadrati per una famiglia di 5 persone è sempre piccola. Qui cercare casa a Milano con lo stipendio che ti dà l'Autofero Sanviera è quasi impossibile. È 1.580 stipendio base. Io ho cercato di fare tutte le prove per vedere quanto riuscivo a guadagnare con più ore di bonifico possibile, quindi più ore di straordinario. Sono passato dalle 20 ore fino a 116 ore di straordinario al mese, 12 ore, 13 ore, ogni giorno fare il doppio turno. E il massimo che sono riuscito a prendere è stato 2.100 euro. È dura. Io ero arrivato lasciando mia moglie e le mie bambine a casa, dirle amore vado su per crearmi qualcosa di positivo. Milano ci offrirà tanto, perché comunque a livello lavorativo Milano ti dà tantissimo, perché qui se vuoi lavorare lavori tutti in regola. Quindi ero partito con un'aspettativa di trasferire qua tutta la famiglia. Solo che adesso facendosi due calcoli non è fattibile. L'ultima casa che ho trovato 700 euro più 300 euro di spese condominiali a 20 km più giù di Pavia, quindi ti diventano 1000 euro al mese. Uno stipendio base ti facciamo dei 1500 euro, 1600 euro, non riesci a campare con 600 euro, non è fattibile a Milano. Adesso ritornerò giù dove abito, provincia di Viterbo, e lì andrò a lavorare dove lavoravo prima con un privato tranquillamente, sempre facendo l'autista, ma il mio stipendio sarà dalle 2.200 a 2.500 nette al mese, lavorando dal lunedì al sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica sempre a casa. Che qui è vero che qua tu c'hai orari di 4 ore, che poi anche questo è un mito un po' da sfatare, perché prima erano turni di 4 ore, adesso purtroppo ci hanno allungato gli orari di lavoro, perché non sono più autisti, giustamente devono coprire un servizio, e quindi a noi ci chiedevano di fare più lungo l'orario di lavoro, sempre per la stessa paga, cioè che è quello che poi il contratto nazionale ti offre, quindi non è una colpa dell'ATM, è una colpa del contratto nazionale. Infatti tutti vanno via. Nel mio corso siamo entrati in 4 presso il deposito dove io sono in forza, 2 già sono andati via da un anno, io sto andando via adesso, e il 4 sicuramente anche lui ci penso, guarda intorno come stanno guardando tutti. Noi siamo autisti da 3 anni, 4 anni presso questa azienda, ma ci sono colleghi che sono andati via, che hanno 28 anni di esperienza. Il pubblico, giustamente per mancanza anche di autisti, deve attendere di più. Se prima l'autobus ripassava ogni 9 minuti, io adesso sento dei passeggeri che si lamentano, che aspettano anche 40 minuti, e di conseguenza stanchi per l'attesa. Comunque a noi la cosa più normale che ti fanno è quello che ti danno a parolacce, e quella è una cosa che ti succede sempre tutti i giorni. È pieno di aggressioni, l'azienda ti manda il soccorso il prima possibile, ma il tempo che tu chiami loro ti mandano il soccorso, tu sei stato aggredito. Parecchi colleghi hanno avuto anche le ossa rotte per queste problematiche.